Mister, dopo lo scudetto, un altro traguardo da incorniciare, il rinnovo del contratto, altri 3 anni alla guida della Juventus, che crede in lei e mai fiducia fu più meritata. Beh, è un giorno che sicuramente è bello, perché dà continuità a un mio sogno. Dopo un anno di lavoro c'è stato un riconoscimento, non so se è giusto o meno, però visto che è stato fatto, ringrazio il presidente, ringrazio la società, la famiglia, le famiglie, perché hanno creduto. Sicuramente un grande attestato di stima che mi riempie di orgoglio e di soddisfazione e mi spinge sicuramente a cercare di fare sempre meglio. Ora con 3 anni come minimo davanti si può davvero pensare di aprire un ciclo vincente, anche visto il risultato di quest'anno? Ma l'intenzione è questa sicuramente, ecco, ma già dall'anno scorso l'intenzione della società era chiara, quella di progettare un qualcosa, di costruire anno dopo anno un qualcosa che ci portasse di nuovo ai vertici, così come era la Juventus in passato. E siamo riusciti quest'anno già a tornare ad essere vincenti in campionato. L'anno prossimo ci sarà una nuova sfida in Europa in cui dovremo cercare di consolidare quello che di buono abbiamo fatto quest'anno in Italia, anche all'estero, e chiaramente confermandoci in Italia, perché alla fine l'Italia per noi in questo momento è sempre molto importante. Ripetersi è più difficile? Ma ripetersi è inevitabile che quest'anno a giugno siamo partiti senza favori dei pronostici, anzi spesso ci davano nella griglia di partenza a sesti, settimi, ecco, quindi sicuramente un campionato non da protagonisti. Il fatto di aver fatto un campionato straordinario, fantastico, con la vittoria, ci ha acceso sicuramente i riflettori addosso. È inevitabile che chi ha lo scudetto addosso sulla maglia parte comunque tra i favoriti. Però abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito delle basi importanti su cui puoi migliorare. Lei prima parlava della prossima avventura in Champions League, evidentemente un'avventura che la stuzzica parecchio. Quali sono le basi già solide della Juventus dalle quali partire per l'avventura europea? Ma le basi solide sono quelle di una squadra che in tantissimi elementi verrà confermata, perché abbiamo una squadra giovane che ha lavorato benissimo e quindi questa è una base che ci deve dare comunque tranquillità. Quest'anno è stato fatto sicuramente un lavoro importante, un lavoro intenso sotto tutti i punti di vista. Adesso abbiamo una buona base e adesso chiaramente spetterà al direttore Marotta insieme alla società e cercare di ampliare questa base e renderla ancora più forte.